Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Un anno di vita dentro questo campo. Alti e bassi, bello, libertà, mica libertà. Non sarò prolisso come forse sono stato tante volte. Farò un video abbastanza conciso e veloce. Se qualcuno ha in mente di fare il full timer, il mio consiglio personale, quello che non ho fatto io prima di incominciare questa avventura, è quello di avere una rendita, quindi un lavoro online, ancora prima di iniziare questa avventura. Sarebbe proprio il caso che si pensasse proprio a, come ho appena detto, ad avere una rendita online, quindi poter lavorare con una connessione e potersi autosostenere avendo questa rendita sicura, perché a meno che non vogliate girare alla ricerca di lavoretti o l'arte dell'arrangiarsi un po' come faccio io, e a volte è difficile perché compra rivendi, a volte ti va bene, a volte non ti va bene, avere una rendita online, avere una rendita vera e propria è qualcosa di dovuto. Purtroppo in questo sistema, mondo, pianeta, i soldi servono. 30 euro. E di conseguenza se non ci sono, dovete trovarli. Quindi è così. Poi per il resto, che dire, bello, affascinante, ti indurisce un pochettino, come ho già detto in altri video simili a questo. Tante volte si sente la solitudine se lo si fa da soli, quindi se lo fate con la vostra compagna ed è disposta a fare, tra virgolette, questa scelta, perché può essere anche considerato, non so, un sacrificio. Io dopo 4 mesi vi dissi che era una figata, e ve lo ripeto, è una figata vivere in camper, bello. Ti puoi sentire, puoi avere degli alti e bassi come ti può succedere normalmente in un'abitazione standard, cioè è così, il camper è una piccola casetta, non niente di che. Quando magari ti annoi, quando magari ti senti solo, quando magari ti trovi nella condizione di dover sopperire a questa solitudine, mia moglie c'è, vi manda un messaggio di saluti a tutti quanti. Ciao ragazzi, non vi preoccupate, ci sono, sto solo risolvendo qualcosa di familiare. A presto ragazzi, non vi preoccupate, un bacione a tutti. Chiederei cortesemente alle persone che continuano a mettere il dito nella piaga, perché giustamente si soffre la lontananza, ragazzi, soffre la lontananza, evitate di continuare a farmi domande su mia moglie e di qui e di là, perché giustamente tante volte vi rispondo quando mi va e altre volte non vi rispondo perché magari mi girano le... E niente, tutto qui. Quello che vi ho detto all'inizio ve lo ripeto anche adesso: dovete avere una rendita online, che è la cosa più importante. Poi dovrete essere un pochettino attenti a quelle che sono le zone di parcheggio. Questo sì, dovrete abituarvi che qualche volta la gente vi guarda un po' così, come dire, ma chi è quello lì, chi è quel barbone lì. Per il resto è fattibile, lo può fare chiunque, ragazzi. Ci vediamo alla prossima, ciao.